L'avevamo già visto al CES di Las Vegas, ora Asus al Fuori Salone di Milano presenta il EEPAD Transformer. Si tratta di un tablet, anche se all'apparenza, come vediamo, potrebbe sembrare quasi un netbook. La caratteristica infatti è quella di essere un metà tablet con processore Tegra 2, sistema operativo ovviamente Android Omnicom, quindi Android 3.0, ottimizzato per i tablet, quindi molto performante, veloce, ma appunto, come le soluzioni di alcuni altri produttori, ha un docking come accessorio che contiene una tastiera QWERTY, esattamente come quella di un netbook, con tanto di touchpad, col quale possiamo navigare sullo schermo di Android. La base consente anche di aggiungere alcune porte che su tablet non sono presenti, come per esempio il due porte USB per collegare dispositivi esterni e uno slot SD completo, quindi non micro SD come è disponibile sul tablet, ma SD potremmo chiamarlo a dimensione standard. Il tablet, oltre ad avere l'ingresso per le cuffie e microfono e micro SD, ha anche un connettore mini HDMI per il collegamento a un dispositivo come un TV ad alta definizione. Qui vediamo una delle due webcam, quella posteriore è da 5 megapixel, mentre ce n'è un'altra interna per le videochiamate a risoluzione più bassa. E EEPAD Transformer di Asus sarà disponibile tra qualche settimana sul nostro mercato.